A Casale Monferrato, nell'Alessandrino, un aereo da turismo con 11 persone a bordo ha avuto un incidente in fase di decollo. È una tragedia sfiorata la brutta avventura che ha visto come protagonisti 10 passeggeri ed il pilota che erano a bordo del piccolo velivolo che avrebbe dovuto alzarsi in cielo dal piccolo scalo K, l'aeroclub della zona. Il monomotore, di fabbrica ungherese, nei giorni precedenti aveva passato la revisione. L'incidente si è verificato al 13° dei 25 voli previsti nella giornata. I passeggeri dell'aeromobile, tutti appassionati di paracadutismo, dovevano raggiungere 4.500 metri di altitudine per poi lanciarsi nel vuoto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'aereo avrebbe avuto un guasto improvviso proprio al momento del decollo. Una nuvola di fumo, raccontano i testimoni, è uscita dal motore. Non c'era più tempo per la frenata. Il pilota, 34enne, ha tentato un atterraggio di fortuna nei campi vicino all'aeroporto. L'aereo ha toccato un filare di alberi e si è abbattuto con un tonfo sul terreno. Tutti, il pilota e i 10 paracadutisti, tra i quali anche 4 torinesi e 3 valdostani, hanno riportato fratture e contusioni nell'urto. Allo scalo casalese è scattato immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze. I due feriti più gravi sono stati trasportati con l'elicottero dal 118 al CTO di Torino. Il pilota guarirà in 60 giorni, ha riportato un trauma polmonare e la frattura di una caviglia. Nell'ospedale specializzato è stato ricoverato anche con una prognosi di 30 giorni un paracadutista di 19 anni. Gli altri feriti sono stati portati agli ospedali di Casale Monferrato, Alessandria e Pavia. Il pilota è stato bravo, racconta un testimone, a limitare i danni, ha avuto i nervi saldi manovrando quell'aereo impazzito proprio alla fine della pista. A Casale è arrivato un ispettore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che ha aperto un'inchiesta sull'incidente.